Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video di God of War. Nello scorso episodio abbiamo ucciso Baldur e in questo episodio andremo a Jotunheim per spargere le ceneri di nostra madre. Wow, che viaggio! Però è un peccato che non abbiamo incontrato gli Dunque, stavo altri dei. mostrando a Odino il Mi mio pozzo di dispiace. conoscenze mistiche. In realtà era un pozzo pieno di funghi mistici che avrebbero fatto avere le visioni anche a un dio. Ne rimase molto colpito. Non so cosa vide esattamente che lo spinse a tentare di cavarsi gli occhi. Per fortuna riuscì a fermarlo in tempo. Poi lo convinsi che si trattava di una sorta di sacrificio offerto per ottenere una vista interiore ben più acuta e bla bla bla. Pensavo di averlo persuaso, ma il giorno in cui si prese il mio occhio, capii che non c'era cascata. Resosi conto di essere stato battuto in astuzia, mi prese con sé per assicurarsi che fossi dalla sua parte. E per molto tempo lo fui davvero, ma ciò non significa che non covasse rancore. Ok, quindi Odino ha cavato l'occhio a Mir. Ok. Comunque Freya mi sa che l'abbiamo. Adesso è nostra nemica di sicuro. Adesso possiamo accedere a Jotunheim. Finalmente, ragazzi. Ok, ci siamo quasi. Ok, che viaggio che è stato però, posso dirlo. Devo essere sincero, è stato un viaggio molto bello. Oh! È la seconda volta che stava per Sei crashare il un altro gioco. capolavoro! Abbiamo solo bisogno di un aiutino. Vabbè, non importa. Alla prossima! Ci siamo! Non ci vedremo i giganti! Beh, se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Questa volta non ci sono interruzioni. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole! Ora, ragazzo! Siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero, ma se qualcuno ti trova. Per i morbidi seni perfetti della dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate, volevamo assistere.
Oh no, 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 no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. D'accordo. Pronto? Vieni. Fra l'altro, Sindri ha questi guanti perché ha paura dello sporco. Jotunheim. Che bello. Wow. Luce accecante. Wow, che bello, ragazzi. Siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Wow. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Wow. Ragazzo. I segni sulle braccia di Kratos. Devo essere sincero. Mi è piaciuto. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Oh wow. Ehi, c'è nessuno? Oh. Ehi là. Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. È vero, perché... cioè, la nemesi di Thor e di Odino... scusate, che è sta roba? Vediamo. Era il sogno di ciò che poteva essere se avessimo collaborato. Jotnar, Aesir, Vanir, Elfin, Elfin, soprattutto mortali, era splendido, ma non tutti desiderano collaborare. Alcuni credono che Odino e la sua tribù furono insegnati nella nostro regno, ma ciò non basta. Togliati Thor. Mm.
bastardi. Ah, chi è il guardiano? In che senso? Vabbè. Quindi... Non puoi sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta. Aspetta. Allora, le vie devono essere bloccate. Il serpente guardiano sono... Il guardiano. Poste sorgono altre due domande. Aspetta, padre. Sta accadendo qualcosa. Ma... È la tua ascia. È mia madre. È vero. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei... conosceva i giganti. Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come... E la battaglia con Baldur? Ma è appena accaduto. Cioè... Sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Oh. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi... Finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Ma che cavolo? Ma che cavolo? Spargi le sue ceneri. Ma quello era Kratos morto? Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. Darci verso casa. Finiamola. Che bello. No, la camminata all'indietro. Vabbè, dai, ci sta, ci sta.
padre? No. Facciamolo insieme. Figliolo. Addio, Feli. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Wow. Se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Un semidio. Tipo. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki. Cosa? È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Il vero nome di Atreus è Loki. Non ci credo. È vero, perché Loki era un gigante di ghiaccio. Ultimo desiderio completato, cenere della madre. Torna al tempio di Tyr, quindi non ho capito. Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui, ecco, per crediti, stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo. O che rimanesse un segreto? Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero? Tutti gli spartani sono grandi guerrieri. Addestrati dalla nascita, la vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellì con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Vero. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Che avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus.
così felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Ok. Eccolo qua. Trovano nuovi oggetti nei negozi per ottenere equipaggiamento potente in modo da sconfiggere... No, le valchiere corrotte. Wow. Il favore dei nani me ne rimane solo uno. Libera i draghi solo uno. Maspelheim mi sono già allenato. Niflheim ho già fatto, però fa schifo. Ottimo. Va bene, tutte le valchiere sono state rivelate. Vediamo. Allora, le valchiere corrotte. Allora, ce n'è una che sta tipo qua da qualche parte. Esatto, qua. C'è una valchiria qua. Qua sotto c'è un'altra valchiria. Ecco, le valchirie sono molto complicate. Perché sono appunto... In teoria sono anche 8, se non mi sbaglio. Cacchio, sono anche ad Alfheim. Elheim, wow. Jotunheim, niente. Maspelheim, niente. No, vabbè. Anche una valchiria a Niflheim. Nuovo gioco più. Ok. No, col cavolo che faccio un nuovo gioco più. Mi basta così. Va bene. Abbiamo completato God of War. Completato. Beh, ci rimangono un po' di secondari da fare. Però le faccio. Torniamo a Midgard. Prima di tornare a Midgard, devo dirvi che è passato più tempo di... quando avete ucciso Balder, è diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno, ma uno che durerà 3 estati. E una volta finito, inizierà il Ragnarok. Ragnarok? Dalla neve? Neve, tanta altra neve. E poi la fine del maledetto mondo, più o meno in quest'ultimo. Un'altra profezia. No, la profezia non prevede che ciò accada prima di altri 100 inverni. Hai cambiato qualcosa. La profezia non ti aveva considerato. Praticamente, uccidendo Baldur, abbiamo anticipato il Ragnarok. Mamma mia, che guaio. È il Fimbulwinter. Me lo sento nelle palle. Si fa sul serio. Smettila. Mi fai molto innervosire. Prima o poi doveva pur nevicare. Non è solo neve, lo sai bene. È la fine di tutto. Perché mi costringe a essere ragionevole? Ragazzi, parliamo solo del tempo. Ultimamente fa un po' freddo. Vuole dire che il Fimbulwinter è alle porte, ragazzi. L'ultimo inverno. Me lo sento nelle palle. Sì, abbiamo capito. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi. E di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. Va bene, ragazzi. Vuol dire che non è ancora finito God of War. Quindi ci vediamo nella prossima puntata. E credo che sarà la puntata finale per quanto riguarda la storia. Ciao a tutti.